Quella delle assaggiatrici è una vicenda che riscopre una pagina poco conosciuta dell'universo intorno ad Adolf Hitler. Com'è nata la voglia di raccontare questa storia? È nata da per caso, perché a settembre 2014 io ho letto per caso un trafiletto su un giornale italiano che parlava dell'ultima assaggiatrice di Hitler ancora in vita. Era una signora di 96 anni che si chiamava Margot Wölk, e leggendo questo articolo io sono rimasta totalmente folgorata da questa storia. Ho iniziato a indagare, a cercarla, non sono riuscita a trovarlo, meglio, quando l'ho trovata lei era appena morta, e alla fine ho deciso che, anche se non potevo incontrarla, questa storia mi aveva talmente ossessionata che dovevo scriverne, e l'ho fatto attraverso l'invenzione romanzesca. È un romanzo che in fondo racconta il totalitarismo. Sì, il tentativo è esattamente quello di raccontare come la storia, con la S maiuscola, tradisce gli esseri umani, nel senso che irrompe nelle loro vite, ma proprio nelle loro singole vite private. È la storia di come la macchina totalitaria agisce sulle persone e come le persone reagiscono alla macchina totalitaria. La fame è una delle grandi protagoniste di questa storia, ma non solo di cibo, anche di affetti, di relazioni. Perché questo sguardo così attento, così accurato sulla fame? Perché la vita è un po' questa cosa qua, è un senso mai definitivo di sazietà. E ragionare su di che cosa gli esseri umani hanno fame, quindi di che cosa hanno bisogno, di che cosa è necessario a loro per vivere, soprattutto in un periodo storico così orribile come è stato la Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto dentro un regime totalitario come era quello del Terzo Reich, ti racconta appunto quanto anche nelle condizioni più estreme gli esseri umani continuano a pulsare di vita nonostante tutto, e ad avere fame, non soltanto fame di cose necessarie come il cibo, che in questo caso tra l'altro è un cibo che può uccidere, ma ad avere fame delle cose normali che ci rendono umani, come i sentimenti. Rosa, la tua protagonista, è una donna che pare muoversi su un crinale tra necessità di comprensione ma anche una forte spietatezza, specie verso se stessa. Come l'hai immaginata? L'ho immaginata come una donna che racconta quello che le è accaduto quando era giovane, da un tempo in cui ormai tutto si sa. Quindi non può non riconoscere se stessa come colpevole, perché è una donna che è stata complice di qualcosa di disumano. Era, come dire, un ingranaggio di un sistema più grande, enorme, che la sovrastava, anche che la vittimizzava e la deumanizzava, ma di cui comunque lei era complice. Leggendo il tuo romanzo viene anche in mente la domanda di Elie Wiesel: Dio dov'è? Dio dov'era in quei momenti così tragici? È la domanda che si pone anche Rosa? Rosa dialoga molto con Dio, dialoga come tutti gli esseri umani da indignata, perché non si capacita del silenzio di Dio, vorrebbe da Dio delle risposte su quello che accade, su quello che le accade. Lei ha un padre antinazista e cattolico, nei confronti del quale lei si sente sempre in una posizione di colpevolezza, di vergogna. Il padre è in qualche modo la figura di riferimento verso cui lei prova vergogna per quello che sta facendo. Rosa si domanda nel libro che valore abbia la vita, cioè arriva a chiedersi come si possa dare valore a qualcosa che è così fragile come la vita.